buongiorno. Siamo con il professor Roberto Pierellini. Professore, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Professore responsabile del reparto di diagnostica per immagine dell'IPS San Raffaele Pisana di Roma. Parliamo proprio di diagnostica. Quanto è cambiata negli anni la risonanza magnetica, la TAC? Negli anni sono evolute moltissimo e la possibilità oggi di avere una diagnosi estremamente accurata con metodiche anche meno invasive rispetto a un tempo. Vediamo un po' oggi che cosa significa la diagnostica. Assolutamente sì, è cambiata moltissimo con le macchine che abbiamo in dotazione adesso, che sono le più recenti, sia per quanto riguarda la risonanza magnetica che la tomografia computerizzata. Si possono ottenere in tempi rapidi delle informazioni che un tempo non era possibile neanche immaginare di avere. Per una corretta programmazione degli interventi chirurgici, stadiazione delle malattie, sono stati fatti passi avanti veramente notevoli. La macchina nella sala console che stiamo appunto vedendo è la risonanza magnetica. Questa risonanza magnetica è una risonanza magnetica ad alto campo, un tesla e mezzo, caratterizzata, come vedete, da un aspetto molto compatto, un tubo molto largo, 80 centimetri di diametro, per il comfort del paziente, che Esatto, è riduce moltissimo i importante, tempi sì. di sia la sensazione di claustrofobia che i tempi di esecuzione dell'esame, ormai sono intorno ai 10-15 minuti per un esame di risonanza magnetica dell'encefalo. È dotata di tutti i software più avanzati per lo studio sia neurologico che cardiologico. In particolare per la neurologia si possono fare studi spettroscopici per la caratterizzazione dei tumori cerebrali, studi di risonanza magnetica funzionale, di perfusione, di diffusione, di crattografia per lo studio dei fasci delle fibre nervose e del loro interessamento nelle varie patologie. Tutto questo appunto ci consente sia di fornire all'eurochirurgo tutte le informazioni necessarie per fare un intervento più mirato e meno invasivo, e con le tecniche angiografiche ci consente di ottenere tante informazioni che una volta erano ottenibili soltanto con esami più invasivi come appunto l'angiografia, e tutto questo senza somministrare mezzo di contrasto o somministrando piccole dosi di un mezzo di contrasto ampiamente tollerato con il. Dal punto di vista cardiologico, anche vorrei far parlare adesso il dottor De Santis, che si occupa proprio della parte cardiologica, si possono avere molte informazioni per la funzionalità cardiaca e per lo studio appunto dell'infarto. Per quanto riguarda il cuore, diciamo i vasi, da questo punto di vista la risonanza è sicuramente uno degli esami più importanti oggi come oggi, perché permette, come abbiamo già visto per quanto riguarda la parte neuro, permette di valutare queste strutture in maniera assolutamente ottimale. Qui sono alcuni esempi di questo che vi sto dicendo. Per esempio, questo abbiamo un esempio ovviamente di valutazione dal punto di vista non solo morfologico, ma anche cinetico, come vediamo, del cuore di questo soggetto. Vediamo chiaramente come il suo ventricolo sinistro, ritratto in questo modo, come vediamo qui, è di dimensioni relativamente normali, il ventricolo destro è abnormemente aumentato di dimensioni. Queste cose che una volta erano appannaggio solamente dell'ecocardiografia ed era una valutazione comunque di tipo approssimativo per capire bene qual era la situazione, con questo tipo di metodica possono essere non solo valutate in termini assolutamente oggettivi, quantitativi, ma possono essere anche date delle soluzioni dal punto di vista diagnostico che prima erano assolutamente impossibili da dare se non a livello invasivo, quindi con esami assolutamente molto, molto più. Vedete qui la differenza di dimensioni, abbiamo visto prima, tra i due ventricoli. Questi esami quindi sono assolutamente accessibili, sono facili da eseguire. Diciamo, il paziente, diciamo, in un quarto d'ora, 20 minuti esegue tutte le fasi dell'esame, che sono appunto la morfologia, la cinesi del cuore e poi anche la parte, diciamo, perfusionale e di enhancement del miocardio. In questo caso vediamo bene, in questa situazione, vi mostro come abbiamo effettuato anche ovviamente una valutazione di tipo di enhancement del cuore, sia in fase precoce che in fase tardiva. Qui non si vedono aree particolari di enhancement, diciamo, patologico a questo livello. Il miocardio è uniformemente nero e lo vediamo in questo modo. Il fatto che sia uniformemente nero ci autorizza a dire che non ci sono aree di fibrosi o di necrosi in questo caso, e quindi diciamo che dal punto di vista del cuore del ventricolo sinistro è assolutamente normale. Il ventricolo destro invece, abbiamo visto nelle successive immagini che adesso vi mostro, c'erano delle alterazioni di tipo cinetico che ci permettono di dire che c'era una patologia aritmogena del ventricolo. Il ventricolo non si muove in maniera normale in alcuni punti, adesso vi mostrerò quali, e questo ci autorizza a dire che appunto
c'è questa patologia etimologica. Il buono di questa metodica è tutto questo, diciamo che queste informazioni prima erano veramente difficili da poter dare al paziente ed erano risolvibili solamente in ambito invasivo con le biopsie, esatto, oppure con diciamo con metodiche addirittura tipo angiografia o ventricolografia. Ovviamente con questa metodica noi possiamo valutare la morfologia e la cinesi del cuore secondo i piani che vogliamo, la risonanza magnetica rispetto alle altre metodiche, questo di, diciamo, di vantaggio, se qualsiasi piano noi vogliamo scansionare è possibile farlo, infatti lo facciamo come vediamo qua in queste immagini che sono le cosiddette immagini cosiddette asse corto, in cui vediamo bene il ventricolo destro che è posto in questa zona e il ventricolo sinistro che dovrebbe a fianco. Questi due ventricoli, come vediamo, hanno mediamente delle morfologie e delle dimensioni ben definite, noi possiamo quindi valutare al meglio quali sono appunto le dimensioni e se ci sono delle alterazioni da questo punto di vista. Possiamo valutare al meglio come si muove, come vediamo, la parete, come si spessisce la parete dei due ventricoli, e tutte queste sono informazioni molto, come vediamo, obiettivabili, cioè non dipendono dall'operatore, come succede per esempio in ecocardiografia, ma semplicemente se l'esame viene eseguito in maniera idonea sono molto facilmente visibili da parte sia dell'operatore che da parte ovviamente del referente cardiologo a cui noi mandiamo l'immagine. In questo caso vedremo poi nelle immagini assiali che adesso seguiranno che c'è proprio un'alterazione della parete libera del ventricolo destro che era stata misconosciuta ovviamente all'eco. Sono alterazioni molto fini, molto piccole, che solamente una metodica come questa riesce a vedere, diciamo, nelle cose da questo punto di vista. Questa è la morfologia del ventricolo destro, il cosiddetto asse lungo, vedete, in cui si vedono molto bene queste cose. Poi adesso nelle assiali andremo a vedere che cosa? La parete libera del ventricolo destro, che sarà questa è la, diciamo, la porzione, diciamo, basale dell'arteria polmonare, che adesso seguirà ovviamente la parete libera del ventricolo destro, e vedremo che in un paio di punti c'è un'alterazione molto sottile di cinesi. Vedete che è classico l'accorciamento circonferenziale delle strutture, cioè il cuore si muove per accorciamento circonferenziale, e questo succede a tutti i livelli, soprattutto a questo livello, a livello del tratto di efflusso del ventricolo destro. Vedete? L'insistole si chiude e poi si riapre. Attenzione bene a guardare qui, c'è a un certo punto un punto che si riapre troppo velocemente rispetto agli altri. Eccolo qua, questo punto qui si è aperto, avete visto? Ha fatto una specie di piccola gobba, capito? Che non è normale, non ci deve essere. Questo significa che in questo punto qui non c'è la stessa quantità di miocardio che c'è nel resto della parete, e quindi ovviamente in quella sede, essendoci meno miocardio, la parete non regge lo stress, e a quel punto lì fa, invece di chiudersi e di riaprirsi normalmente, si riapre troppo velocemente. Questo precoce rilasciamento diastolico è uno dei segni più sottili di patologia aritmogena del ventricolo destro. E infatti questo spiegherebbe a questo punto il perché, che non si capiva perché questo paziente giovane peraltro avesse un ventricolo destro così dilatato. Non era un atleta, non ha altre patologie che giustificano queste dimensioni, e quindi il motivo è proprio questo. Ma ovviamente noi possiamo ovviamente esporci a parlare anche di altre situazioni. Siamo un altro paziente completamente diverso, un paziente acromegalico, un paziente molto alto di 1,95, una corporatura che è stato ovviamente visto dal punto di vista cardiografico, è stata supposta una cardiopiopatia in funzione del fatto che il suo cuore funziona male, e possiamo vedere molto bene il suo funzionamento da queste immagini. Vediamo che il cuore, invece di svuotarsi, insisto, in maniera completa, è un pochino, diciamo, non si muove proprio come dovrebbe essere. Le camere si svuotano poco. Questo è un tipo di cardiomiopatia, appunto, e si parla di cardiomiopatia acromegalica in questo caso. Con il cuore che apparentemente è normale, che vedremo anche nelle successive immagini post contrasto, assolutamente non c'è enhancement patologico in fase tardiva, però il cuore si muove male. Il motivo purtroppo è il fatto che chi soffre di queste patologie ipofisarie spesso ha delle cardiopatie, e spesso questa cardiopatia, appunto, è di tipo ipocinetico, nel senso il cuore si muove, in questo caso, non in maniera adeguata. Ecco, in queste immagini, diciamo, acquisite in fase post-contrasto, il miocardio, anche in questo caso, è assolutamente nero, quindi non ci sono enhancement patologici, quelli classici ci sono, per esempio, nell'infarto, ci sono nei altri tipi di cardiomiopatia. Ma noi non facciamo solo questo, noi facciamo anche vasi, e quindi vi mostro un caso esemplificativo di come valutiamo i vasi
a livello generale, noi siamo in grado di risonanza di valutare qualsiasi distretto arterioso e venoso, ovviamente basta ovviamente ottimizzare l'esame. Questo è un esame, un angio della aorta addominale e del distretto iliaco. Queste sono le immagini cosiddette di base che noi facciamo, queste sono le immagini sottratte in cui prendiamo le immagini che abbiamo acquisito del contrasto e avendo acquisito in precedenza una maschera sottraiamo queste due e otteniamo delle immagini in cui si appare solamente il contrasto. E a questo punto abbiamo, come vedete in queste immagini qui, una valutazione mirata solamente, selettiva solamente del vaso di interesse, in questo caso dell'aorta addominale, del distretto iliaco. Tutto questo acquisito in 15 secondi. Il paziente, diciamo, deve fare un'apnea di 15 secondi e questo esame è tranquillamente fatto. Basta ovviamente ottimizzare la scansione nel momento in cui il contrasto passa all'interno del lume basale e quindi riusciamo poi a ottenere un'immagine che è selezionata e diretta solamente alla rotazione di base. Passando adesso all'altra metodica a nostra disposizione dal punto di vista dell'imaging cardiovascolare, l'ATAC multidetettore oggi come oggi è una metodica ormai affermata nella valutazione delle coronarie, cioè dei vasi che irrorano nel cuore. Questa situazione è oggi ottenibile in maniera assolutamente non invasiva, basta un accesso venoso da una vena periferica del braccio e quindi ovviamente permette di valutare quello che una volta era purtroppo appannaggio solamente dell'angiografia coronarica classica, quella invasiva fatta con il cateterismo cardiaco. Questo è un esempio banale che vi riporto qui di un paziente ovviamente che deve, per un dolore toracico cosiddetto atipico di non ben identificata natura, una delle indicazioni classiche della TC coronarica è proprio appunto la valutazione del paziente con dolore toracico atipico. In questo caso vediamo che da queste immagini, che sono ovviamente in successione e vi mostrano ovviamente tutte le coronarie, vediamo ovviamente la situazione sia della coronaria sinistra che della coronaria destra. Vediamo qui in queste immagini, ecco, questa è l'emergenza della coronaria destra. Vedete il mezzo di contrasto che viene iniettato e questo aspetto iperdenso ovviamente che sta all'interno delle strutture vascolari, questa è l'aorta, la radice aortica, l'aspetto iperdenso è legato appunto alla somministrazione del mezzo di contrasto. Vediamo qui l'emergenza della coronaria destra e la possiamo seguire lungo tutte queste immagini fino al suo tratto medio e fino al tratto distale. Vedete, il vaso viene valutato non solo dal punto di vista di quello che succede al suo interno, come faceva e come fa l'angiografia coronarica standard, ma viene valutata anche la parete. Vediamo qui una placca ateromasica calcifica, qui ne vediamo un'altra, si intuisce la presenza di un'altra placca ateromasica non calcifica in questa sede, questa è una placca mista, calcifica e non calcifica. Calcificazione dal nostro punto di vista sono dei puntini iperdensi, molto iperdensi rispetto al rumore di fondo, e vediamo qui tutto il decorso del vaso fino alla sua fine. Vedete, questo è il tratto medio, questo è il tratto finale distale, vedete, e vediamo fino all'emergenza dei suoi vasi, delle sue diramazioni ovviamente finali. Tornando su, tornando diciamo alla parte di emergenza delle coronarie, troviamo l'altra coronaria, la coronaria sinistra, eccola qui, che emerge in questo punto, eccola qua. Questo è il cosiddetto tronco comune, si tratta di vasi, come potete vedere da queste immagini, molto sottili, molto piccoli, stiamo parlando di vasi che hanno un diametro medio di 2-3 mm. Guardate la resa diagnostica di questa metodica, in cui si vedono queste cose in maniera veramente molto molto affidabile, talmente affidabile che riusciamo a vedere anche le strutture parietali. Vediamo qui le placche che sono ovviamente a livello della parete del vaso, placche miste sia calcifiche che non calcifiche, che si prolungano lungo tutto il decorso del vaso. Questo è un ramo settale e questo è il successivo ramo diagonale, il successivo decorso del vaso che arriva fino alla punta del cuore, vedete? Con questa metodica è possibile quindi valutare non solo la pervietà, ovvero sia la presenza eventualmente di stenosi coronarie, che sono quelle che stanno più a cuore a tutti, diciamo, come ragionamento generale, visto che siamo la nostra formazione mutuata, diciamo così, dall'angiografia coronaria standard. Ma possiamo capire una cosa che l'angiografia coronarica standard non potrà mai capire, ovvero sia quello che succede al di fuori del lume. Cioè possiamo capire quello che succede a livello della parete del vaso. Se il vaso è malato, ma il lume è preservato, in angiografia coronarica l'esame viene falsamente negativo.
dal nostro punto di vista viene senza stenosi, perché non ci sono stenosi obiettivabili, ma viene, l'esame viene positivo perché possiamo capire fino a che punto il malato è affetto da aterosclerosi coronaria. E la possiamo proprio quantificare, ci sono gli algoritmi diagnostici che ci permettono di quantificare il cosiddetto carico aterosclerotico dal punto di vista generale. Quindi possiamo stratificare dal punto di vista prognostico i pazienti che apparentemente hanno la stessa situazione coronarica dal punto di vista del lume, ma che poi hanno situazioni di aterosclerosi paritale molto diverse. Ok? Vediamo un altro esempio per farvi capire quanto può essere ottenuto da questo esame. Questo esame può ottenere ovviamente immagini non solo delle coronarie, ma ottiene immagini anche di tutti i vasi toracici in maniera assolutamente affidabile. Guardiamo quest'altro caso che c'era stato inviato per dolore toracico, anche questo, come il precedente, ma la situazione è molto diversa. Guardate bene cosa succede a questa aorta. Vedete? Questa è l'aorta discendente, questa è l'aorta ascendente. Entrambi i vasi sono provvisti di una porzione interna col contrasto, in cui c'è contrasto all'interno del lume, e una porzione, diciamo, più esterna, a semiluna, in questo caso qui circolare in questo modo, in cui il contrasto o c'è, ma ce n'è molto di meno rispetto a quella adiacente. Cosa sta succedendo? Questa è una dissezione aortica, acuta. Il paziente ha dolore toracico non perché è un problema coronario, ma perché è un problema aortico. Questo è un problema che ovviamente richiede l'intervento del chirurgo, vedete? Tutta questa è tutta aorta, però solamente questa porzione è rifornita da mezzo di contrasto. L'altra, siccome si è scollata una parte della parete, questa è l'intima, e si è scollata, l'altra porzione del vaso è assolutamente quasi senza contrasto. Quindi il buono di questo esame non è solamente valutare, come abbiamo detto per la risonanza e per altre cose, anche in questo caso il vaso di interesse ovviamente viene valutato, ma non viene valutato solamente quello, viene valutato tutte le strutture vascolari che sono ovviamente comprese nella sede dell'esame. Per esempio, è capitato in passato di fare diagnosi di tumori polmonari in pazienti con dolore che erano venuti a fare ovviamente l'esame dal punto di vista delle coronarie e invece abbiamo trovato un'altra cosa. È capitato di fare diagnosi di embolia polmonare in pazienti che erano venuti per un problema supposto coronario che invece avevano un'embolia polmonare. Qui si vedono anche ovviamente le polmonari. Questi vasi che vediamo qui, questo vaso qui, questa è l'arteria polmonare con i suoi rami destro e sinistro. Tanto è vero, quello che sto dicendo, che in centri specializzati, ovviamente molto più avanzati di quanto possano essere quelli in Italia, cioè ovvero sia sto parlando i pronti soccorsi che stanno altrove, questo esame viene utilizzato per fare il cosiddetto rule out. Cioè, il paziente viene con dolore toracico, l'elettroradiogramma, gli enzimi non sono, tali da poter fare una diagnosi definitiva, il paziente a quel punto lì viene messo in TAC e fa una TAC del toracico, mirata a controllare le coronarie, l'aorta e l'arteria polmonare. In questo modo le tre diagnosi fondamentali, sindrome coronarica acuta, embolia polmonare o dissezione aortica, possono essere fatte. E quindi in questi centri viene utilizzato in maniera estensiva questo tipo di approccio. Quindi in conclusione avete visto le macchine più performanti sia di risonanza magnetica che di tomografia computerizzata presenti nel nostro reparto, sono appunto macchine all'avanguardia sia per quanto riguarda gli studi neurologici che come avete visto per gli studi cardiologici, che ci permettono di ottenere immagini appunto sulla non invasive anche sulla vascolarizzazione cerebrale come si può vedere da questa appunto immagine sulle carotidi e il tratto intracranico e i vasi, principali vasi cerebrali, tutto senza utilizzo di mezzo di contrasto in maniera del tutto innocua e non invasiva. Immagini sul encefalo sono ad altissima definizione e l'esame dell'encefalo dura appunto soltanto pochi minuti. Il tutto è disponibile a dei costi molto molto competitivi, poco superiori a quelli del costo di un ticket del Sistema Sanitario Nazionale. I tempi di attesa sono molto brevi. Concludendo, quindi, le possibilità diagnostiche sono veramente tante e spaziano a livello della risonanza magnetica, soprattutto in ambito neurologico, cardiologico e delle grandi e piccole articolazioni, con indicazioni un po' più limitate per lo studio degli organi addominali e del fegato, rene,
dove comunque la competizione della tomografia computerizzata è ancora molto importante. Per la tomografia computerizzata avete visto le applicazioni principali in ambito cardiologico, voglio soltanto in ambito vascolare, voglio soltanto ricordare altre applicazioni importanti e ultimamente sempre più richieste, come la colonoscopia virtuale, che è un esame totalmente non invasivo che serve a vedere gli organi, appunto il colon dall'interno, simulando una colonoscopia fatta con il colonoscopio, con sensibilità fino a pochi millimetri per lo studio appunto di polipi, di verticoli, situazioni appunto tumorali, molto indicata nei pazienti non collaboranti, nei pazienti che abbiano un'ostruzione del colon e non consente al colonoscopio di arrivare fino in fondo all'intera diciamo estensione del colon fino al ceto, e soprattutto in America molto indicata negli screening oncologici. Altre indicazioni sono l'UroTC che consente appunto con l'utilizzo del mezzo di contrasto iodato di vedere appunto la morfologia del rene, delle vie escretrici, della vescica in maniera veramente poco invasiva. Il tutto, anche questo, a prezzi molto molto competitivi rispetto a quelli del ticket del Sistema Sanitario Nazionale.